niente. Massimo. Massimo stava. No, no, Pippa, scatti, giri verso da me. Facci di brevi, Vi do il benvenuto. Mi chiamo Giusy e desidero parlarvi di un uomo straordinario, Don Salvatore Camillo, che con la sua semplicità ha saputo trasmettere l'amore di Dio, lasciando un segno nei nostri cuori. Voi, Eccellenza, non l'avete conosciuto, ma cercherò di descriverlo in poche parole. Era un giovane sacerdote quando nei primi anni Ottanta il Vescovo lo scelse come parroco della chiesa di San Giuseppe Artigiano, situata in un quartiere di periferia in fase di espansione urbanistica, al confine tra un quartiere popolare e un quartiere residenziale. Ha organizzato tornei sportivi per coinvolgere i bambini della zona, per creare una comunità unita. Ha dedicato la sua esistenza a servizio di Dio, come parroco e come uomo, mostrando la sua sensibilità nell'aiutare tutti coloro che bussavano alla sua porta, facendoli sentire parte di sé, mostrando un volto di padre e amico con i suoi buoni insegnamenti. Ad Antonio e ai nostri ragazzi li faceva sentire amati come suoi figli, concedendogli fiducia. Ha aperto il suo cuore, non solo le porte della sua casa. Era contento quando poteva condividere il pranzo del giovedì con i suoi parrocchiani, cucinando la sua famosa pasta al pomodoro, ma ciò che amava di più era la buona compagnia. Gesù ama gli umili e rincorre la pecorella smarrita. E chi di noi non si è mai smarrito nella vita a causa di situazioni difficili e dolorose dove nessuno gli ha teso una mano? E tu, caro Don Salvatore, sei stato per noi quella mano. Sei stato scelto per piantare il seme dell'amore di Dio proprio in questo quartiere, per accendere una luce di speranza per quanti vivono situazioni difficili, al limite, in cui vedono, non vedono una via d'uscita. Tu sei stato per noi un faro di speranza, mostrandoci la via della fede, dell'amore e non dell'odio e del risentimento. Non hai avuto paura di chi si opponeva ai tuoi buoni propositi, perché tu avevi a cuore l'avvenire dei bambini che tu adoravi, perché rappresentano il futuro della società. La tua comunità parrocchiale, a seguito della prematura scomparsa, ha desiderato ricordarti in maniera tangibile, dedicandoti un piccolo parco. Si è costituito un comitato che ha fatto realizzare un busto che ti raffiguri per ricordare la tua presenza tra noi. Grazie al notevole contributo di tutti e in particolare di alcuni operatori commerciali, i quali nella loro generosità hanno contribuito a far sì che quest'opera venisse realizzata. Don Salvatore, ti ringraziamo per quello che hai fatto per noi e a te, Signore, per avercelo donato come guida e sostegno nel nostro cammino di fede. Do la parola a Carlino Grassi, il presidente del comitato. Ringrazio, sono emozionato, perché quello che è stato fatto è chiaramente ed è emozione. Comunque vi saluto e vi ringrazio a tutti i partecipanti, alle autorità ecclesiastiche, alle autorità comunali,
ringrazio un po' tutto. Oggi sono per testimoniare la figura di Don Salvatore Camillo. Circa 20 anni fa ho avuto il privilegio di esserlo amico. Per me era un punto di riferimento che me lo porta nel cuore, chiaramente. Dopo la sua prematura scomparsa circa 3 anni fa, con alcuni amici abbiamo costituito un comitato che ho l'onore di rappresentare. Lo scopo del comitato era quello di realizzare un posto dedicato a Don Salvatore, perché tutto lo possono ricordare nel tempo. Ma il vero valore si è visto che ovunque ci siamo rivolti per un contributo per realizzare quest'opera, tutti hanno partecipato, nonostante i periodi economicamente parlando così particolari. Io non posso nominarvi tutti, ma vi dico a nome del comitato solamente grazie, con il cuore. Adesso verrà scoperto il monumento che tutti dobbiamo essere orgogliosi di questo gesto che ricorderà il nostro carismatico Don Salvatore. La parola al maestro scultore che ci ha messo anche l'anima per realizzare questo busto, che vi spiegherà tecnicamente come è fatto. Mauro Cipriano. Buongiorno a tutti e grazie per la presenza. Dunque, non voglio ripetermi nei ringraziamenti che già il nostro presidente ha saputo fare. Voglio più che, diciamo, tecnicamente spiegare quello che è un monumento in bronzo e più che altro il procedimento che c'è stato nella testimonianza di quella che è la figura di Don Salvatore. Io l'ho conosciuto negli ultimi tempi rispetto a chi l'ha vissuto da vicino e la sua personalità, che mi premeva individuare per poterlo immortalare poi, come spero ci sia potuto riuscire, nell'opera, l'ho potuta captare dalle testimonianze delle persone, appunto, grazie, delle persone che mi hanno raccontato per vari aspetti, aneddoti di vita privata che hanno avuto proprio con Don Salvatore,
laddove magari anche alla ricerca di qualche foto in più per poter trarre la somiglianza, e c'era sempre poi il racconto di una serata vissuta assieme, della spaghettata o del magari problema vissuto da vicino. Quindi ho conosciuto ancor più Don Salvatore proprio attraverso la testimonianza, e a questo punto posso dire anche testimonianza dell'amore della gente per questa figura, che ha il significato dell'umiltà, il significato, proprio uso la parola, dell'amore, amore inteso come famiglia, ma famiglia intesa come comunità, perché era il sacerdote, il parroco di tutti, quindi del popolo, una figura che si è saputa fare spazio in momenti anche magari difficili e ha saputo conquistare il cuore di tutti. In questo ho deciso poi di fare la figura con la mano benedicente, proprio perché dopo la sua ripartita, e comunque il dies natali, quindi non la morte ma la salita al cielo, oggi Don Salvatore continua a vivere nella nostra cittadinanza e in questo stesso angolo di città dove ha vissuto e dove l'hanno conosciuto sotto tutti gli aspetti che oggi lo fanno venerare come una persona amata, rispettata, e che continua a benedire appunto tutta la gente che l'ho amato e non solo. Quindi da questo angolo Don Salvatore continua a volerci bene, ad amarci e a chiederci di essere una famiglia, perché il suo insegnamento è stato questo. Quindi il rispetto reciproco, il rispetto per questo stesso territorio che è casa nostra, e dove sono sicuro, perché già l'ho visto, la gente avrà cura di rivolgere ogni volta che passerà qui davanti una preghiera e un saluto appunto al nostro amato Don Salvatore. Per il resto ringrazio tutti e spero che veramente possa essere piaciuta anche l'opera. Faccio la parola al parroco Don Lino, che ha continuato a proseguire il percorso che il nostro beneamato Don Salvatore aveva già iniziato. Grazie a Don Lino per tutto quello che hai fatto. Don Salvatore ci piace perché, perché era juventino innanzitutto. Lo so, questa cosa non può mettere d'accordo tutti, che volete. Però lui era così, si sa che se volevi arrabbiarti con lui dovevi parlare male della Juventus. E il vescovo una volta mi ha domandato: ma tu che squadra tifi? Ho detto: io sono juventino. Allora vai a San Giuseppe Artigiano. Sapeva che non poteva mandare qui qualcuno che non fosse juventino. Quindi con Don Salvatore condividiamo questa passione così sportiva, tifosa. Ma per Don Salvatore il calcio non era soltanto il calcio, per lui che guardava a lungo, era molto di più. Era il suo animo popolare. Don Salvatore diceva sempre: intanto capisci cosa te prevede. Don Salvatore, Giuseppe le conoscerà un sacco di battute di Don Salvatore che facevano ridere. Una di queste era: io non tanto capisco cosa dire, ma battuta intelligente, perché lui non era quel prete che insomma sa stare solo in sacrestia, conosce tutte le cose interne alla chiesa e poi fuori insomma un po' limitato, si sente pesce fuor d'acqua fuori dalla chiesa. No, lui spaziava. Il calcio era un modo per fare amicizie con tutti, e quando si vedevano le partite nel salone lui era sempre presente, e tante amicizie le ha stabilite proprio così. Anche il San Severo Calcio utilizzò la sua immagine. Vi ricordate i 6x3 che vedevamo in giro per il paese con Don Salvatore con la striscia, sì,
dei colori del San Severo. Quindi il calcio era un modo di fraternità con tutti. Seguiva anche certe volte la Juventus nelle trasferte, quindi lui mi raccontava tutte queste cose. Ma di Don Salvatore ci piace il fatto che fosse un discepolo di Don Felice Canelli. Questo ce lo dobbiamo ricordare, perché Don Salvatore viene da Croce Santa, dove ha respirato, ha ammirato la grandezza di Don Felice. Io stesso vengo da mia mamma che viene da Don Felice, quindi tutta quella grandezza è passata proprio a Don Salvatore. L'amore, quell'essere popolare che apparteneva a Don Felice. Don Felice era amato da tutti, anche dai cosiddetti mangiapreti, tutti lo rispettavano. Poi Don Salvatore ha amato i suoi vescovi, in modo particolare ha amato Silvio Cesare Bonicelli, che per lui era una figura emblematica. Lui pendeva dalle labbra di Don Cesare Bonicelli, lo amava, lo seguiva in tutti i suoi insegnamenti. Poi Don Salvatore era uomo della cucina, i suoi famosi spaghetti ricordano i pranzi, i pasti di Gesù, perché Gesù, quando faceva i suoi pasti, radunava persone di ogni genere e non andava a guardare se una persona aveva tutte le carte in regola oppure no, perché innanzitutto è brutto dire questo è in regola, questo non è in regola, tu sei bravo, tu non sei bravo, perché qua in regola non è nessuno. E i suoi spaghetti, piatto di spaghetti offerto a tutti, erano dei luoghi di riconciliazione e di amicizia. Don Salvatore era fissato con l'aiutare i poveri. Questa parrocchia, se voi vedete, quando ogni messa, ancora c'è tanta gente che porta i viveri. Ma perché? In altre parrocchie non è così, ve lo garantisco. Proprio perché Don Salvatore era fissato, aveva una sua priorità. D'altra parte è stato direttore della Caritas per tanti anni, ha seguito gli obiettori di coscienza, quindi questo amore per i poveri ce l'aveva proprio nel cuore Don Salvatore. E poi l'amore per i bambini, quando Don Salvatore prendeva un bambino in braccio, c'era la sua gioia più grande, i bambini sentivano molta gioia nel contatto con Don Salvatore. Insomma, ecco, noi siamo veramente onorati di essere nella sua parrocchia, dove lui ha seminato, e ora i semi stanno crescendo, e io personalmente sono orgoglioso di poter provare a fare qualcosa di simile, a imitare a questa figura di Don Salvatore. Grazie a lui. Adesso passo la parola al nostro vescovo, Monsignor Giuseppe Mengoli. Grazie. Sapete qual è la gioia più grande per un vescovo? È vedere che un sacerdote ama la sua comunità, e vedere che la comunità ama il sacerdote. Per cui questo per me questa mattina è uno spettacolo umano, di fede, è una carezza sul cuore. Che bello vedere quando sacerdoti e comunità, sacerdoti e laici camminano insieme. Vi dico grazie sinceramente. Non è un monumento fino a se stesso, lo capiamo, vero? A volte ci sono monumenti storici un po' legati a motivi culturali, a un curriculum magari d'eccezione. Qui è bello vedere questo monumento, che tra l'altro è anche molto bello artisticamente, e complimenti per l'opera d'arte, che mi pare esprima il vostro affetto, il vostro ricordo
È bello quando il ricordo non muore. Lo fate già, ma se non l'avete fatto, a maggior ragione fatelo da adesso in poi, parlo adesso ai genitori, parlatene ai vostri figli, perché i più piccoli diranno: chi è quel signore, quel prete? Diventa occasione per continuare il racconto a casa, per poter far sì che la bella testimonianza di questo sacerdote, di Don Salvatore Camillo, possa continuare. E poi l'ultima cosa, mi piace questa mano benedicente e mi piace che la signora che ci ha introdotti a questo momento si sia rivolta direttamente a Don Salvatore. Sapete il motivo, vero? Lo sapete? Il motivo è che noi chiediamo l'eternità. Non dobbiamo pensare che il monumento, la statua, il mezzo busto sia l'ultimo traguardo. I fortunati hanno questo privilegio, noi no magari. No, no, abbiamo tutti un grande privilegio, che è il paradiso, o sbaglio? Se cadesse questo presupposto, saremmo nei guai. Allora a me piace pensare che quella mano benedicente richiami la benedizione che dal cielo, continua a fare ai suoi parrocchiani Don Salvatore. Dal cielo, Don Salvatore. Qualche metro più in là, Don Dino, perché la storia cammina. Allora, stimolati dalla storia, siamo invitati a vivere meglio il presente. E ora, proprio perché voglio essere coerente con quello che ho detto, ci rivolgiamo al Signore e vogliamo pregare con gratitudine per Don Salvatore, affidandolo alla misericordia di Dio. L'eterno riposo, donagli, Signore, splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. E benedico volentieri questo monumento e attraverso il monumento benedico tutta la vostra comunità. Il Signore sia con voi. Il Signore benedica questo monumento dedicato ad Osservatore Camillo e tutta la vostra comunità. In nome del Padre, auguri. Passo la parola al primo cittadino di Sansevero, il nostro carissimo sindaco, che ci ha affidato anche quest'area per realizzare quest'opera, l'avvocato Francesco Miglio. Innanzitutto buon anno a ciascuno ed ognuno di voi, alle vostre famiglie, a chi non è presente, portate l'augurio e il saluto di tutti quanti noi. La presenza così massiccia questa mattina sta a testimoniare l'affetto e l'amore che Salvatore, io lo chiamo Salvatore perché lui, quando poi vi racconto questo aneddoto, aveva per i suoi parrocchiani. Ognuno di noi può raccontare un aneddoto, no? Un momento particolare vissuto con Don Salvatore. Io personalmente l'ho conosciuto nel 1997, quando lui era il direttore della Caritas diocesana. Fui affidato alla Caritas come obiettore di coscienza col servizio civile e ricordo come se fosse ieri il giorno in cui mi presentai alla Caritas per iniziare il mio servizio. Naturalmente, non conoscendo Don Salvatore, non conoscendo la Caritas, come chi comincia ha un approccio intimidito, pauroso, preoccupato, non conoscendo ciò che lo aspetta. E ricordo che dopo aver bussato entrai nella sua stanza e c'era un sacerdote letteralmente immerso in una nuvola di fumo che era pronto ad aspettarmi. Don Salvatore era un accanito fumatore di MS. E dopo aver visto questo sacerdote immerso in questa nuvola di fumo, incominciai questo colloquio con lui. Lui mi chiedeva
che cosa sapessi fare, cercava di conoscermi per destinarmi al servizio che lui riteneva essere più consono a quelle che erano le mie attitudini. Dopo questo colloquio durato circa mezz'ora, tre quarti d'ora, lui parlammo di tutto, anche di Juventus, Don Salvatore mi fa: che cosa hai da fare? Io pensavo che adesso mi affida la prima cosa da fare nel servizio, e quindi era, diciamo, prossima l'ora del mezzogiorno, quindi di andare a pranzo, e insomma la domanda, devo dire, che non mi fece particolarmente piacere, perché magari mi faceva immaginare che a quel punto avessi dovuto saltare il pranzo. Naturalmente era all'esordio e dissi: Don Salvatore, non ho niente da fare, cosa dobbiamo fare? Lui guardò l'orologio e disse: io mi c'ho a mangiare una pizzata per me. Andammo insieme, e quello fu l'inizio di un rapporto con Don Salvatore, che è stato un rapporto di amicizia. Don Salvatore era una persona che ti cercava sempre, a qualsiasi ora del giorno, perché gli piaceva la compagnia, gli piaceva stare insieme agli altri. Vedo Gandy, che era un suo pupillo, era una persona a cui lui voleva moltissimo bene, e raccontava i vostri viaggi in Albania. L'aneddotica di Don Salvatore è ricca di questi racconti. Quindi Don Salvatore era uno che subito accorciava le distanze, trovandosi al cospetto di un giovane intimidito, la prima cosa che gli dice: andiamoci a mangiare una pizza, come a dire: noi siamo amici, dobbiamo, non siamo il direttore e l'obiettore di coscienza, noi siamo amici. E di lì iniziò un'amicizia e una frequentazione quasi quotidiana che per circa un anno ebbe corso. Voglio raccontare un altro aneddoto di Don Salvatore, che dice di lui. Sempre in quel periodo di frequentazione quotidiana, doveva partecipare ad un incontro, credo a livello provinciale, adesso sono passati un po' di anni, non ricordo bene, delle varie Caritas, e ogni direttore doveva essere accompagnato da un obiettore di coscienza che magari facesse la testimonianza del suo servizio, raccontasse la sua esperienza. Mi chiese di accompagnarlo, lo accompagnai, e un laico che era presente a questo incontro, non appena noi arrivammo, lo salutò affettuosamente, molto affettuosamente. Don Salvatore mi presentò, e lui, questo laico, rivolgendosi a me, disse: Don Salvatore è una persona con un cuore grande come una casa. Quando nel 1980, raccontò questo laico, ci fu il terremoto in Irpinia, Don Salvatore col barracchino sulla cappotta della sua auto, e con qualche giovane fu il primo, eri tu? Bene, mi fa piacere. Fu il primo ad accorrere a dare i soccorsi. Con i pochi mezzi che aveva, il barracchino, per avere qualche collegamento radio e magari per poter parlare, perciò ti ha portato a te che sei radioamatore. E quindi quella cosa mi fece capire la considerazione che Don Salvatore aveva nella sua umiltà e nella sua estrema franchezza. Non gli piaceva ostentare, non gli piaceva dire, ma gli altri dicevano di lui. L'ultimo ricordo, periodo del Covid ancora, lo incontro nella sacrestia della Chiesa del Soccorso, probabilmente nell'approssimarsi dei festeggiamenti che quell'anno non si tennero, ma con delle celebrazioni a porte chiuse. Lui era insieme al vescovo a quella celebrazione liturgica. Alla fine della messa vado in sacrestia a salutarlo, avevo saputo che aveva avuto qualche problema di salute, e lui disse: è da impazzire, tu mi conosci a me, io sta fermo, a stare chiuso in casa non ce la faccio più. Era una persona che aveva la mancanza e la nostalgia del contatto dei suoi parrocchiani e dei suoi amici, che per lui era davvero, davvero tutto. E questo luogo, con il busto, e ringrazio Rino e il comitato della parrocchia per aver avuto questa bella iniziativa che noi abbiamo sostenuto e appoggiato, insieme al luogo di aggregazione qui di Rimpetto e al parco urbano in via
di definitiva ultimazione, sarà un luogo di grande aggregazione per questo rione, per questo quartiere, nello spirito e nell'essere della personalità, dell'umanità di Don Salvatore Camille, che voleva sempre aggregazione, creava le occasioni per stare insieme, anche la domenica a vedere la partita della Juventus nel salone parrocchiale, era un momento per stare insieme, per vivere la comunità. E avete fatto bene, grazie Rino, grazie a tutti quelli che hanno contribuito, il ringraziamento della città di San Severo, l'amministrazione comunale ha dato pure il suo sostegno. E viva Don Salvatore, e viva Don Dino, che ha questo compito di proseguire questo apostolato e lo sta facendo davvero bene. I miei apprezzamenti per quello che fa, anche per il pungolo che spesso dà con spirito costruttivo di migliorare la vita di questo quartiere e di questo rione. E un saluto e un abbraccio a tutti voi, e grazie anche a Monsignor Vescovo per la sua presenza questa mattina. Grazie a tutti e buon anno a tutte le nostre famiglie. È una delle giornate più belle e importanti della mia vita. Vedere tutti qui presenti onorare mio fratello. Vedere tanti di voi mettersi a disposizione ad operare nella realizzazione di questa grande opera. Per me è una grande conferma. Molte volte siamo abituati a sentire che tutto ciò che facciamo su questa terra sarà perso, sarà cancellato, sarà dimenticato. Sì, in parte confermo questo, ma non è in tutto. Perché, come dice San Paolo, attraverso l'inno della carità tutti i doni finiranno. Passerà anche il dono della profezia, ma ciò che non finirà mai è la carità, è l'amore. E questo penso che mio fratello Don Salvatore ha dato a questa comunità, a questa città e a questa diocesi. Grazie di vero cuore a tutti. Vi vorrei abbracciare tutti, uno per uno. Grazie.